Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo terzo episodio della Randomizer Nuzlocke Pokémon Light Platinum. Cazzo, signori miei, nello scorso episodio siamo giunti in questo punto qua, ma abbiamo perso ben 3 Pokémon. E io già ho paura, ma in ogni caso la squadra che abbiamo è questa. Abbiamo Randall e Sia, vi faccio vedere il suo moveset che è questo. Ha imparato Headbutt per fortuna, che potrebbe tornarci utile, ma io raga ho paura a proseguire. Lasciatemi un like di sostegno. Ho pure paura a velocizzare. Ah, tra l'altro non vi ho fatto vedere che purtroppo sembra che la randomizzazione in questo bosco abbia toppato. E infatti mi sono accorto dopo un po' che mi allenavo, ok, lì ci sono dei combi, che si trovano i Pokémon del bosco, quindi immagino che ci sia qualcosa di sbagliato. Lo so, i Pokémon ben allenati adorano le battaglie, io lo prendo in culo ogni volta, evviva. Sembra che io abbia trovato un nido di combi arrabbiati. Ok, cosa mi hanno... Ok, non posso andare. Cazzo, io ho paura, raga, ve lo dico. Spirov, ok. Spirov non dovrebbe essere una cima. Perfetto, a casa. Drifloon e via pure lui. Croconaw, a casa. E Tauros. Merda. Aia! Quanto ho fatto male! Quanto ho fatto... Dimmi che ho preso le pozioni, sì. Sì, sì, le ho prese, ok. Ho trovato pure una Max Potion a caso nel percorso di prima. La uso. La uso adesso. Spark, Spark, buttalo giù, ok. Raga, sarà un suicidio. Secondo me va a finire male sta cosa. Tra l'altro, è vero che non ho le scarpe da corsa ancora. Porca troia, che tristezza. Ultra Ball, ok. Boh, non lo so perché non l'ha randomizzato, sinceramente. Spero che il problema non si presenti anche più avanti, perché sarebbe una cosa abbastanza brutta vedere tipo alcuni percorsi randomizzati, altri no. Tu? Ok, no, nulla. Fai schifo. Jumpluff, ancora te. Proviamo uno Spark. Ok, il lato positivo, raga, è che Randall con Spark spacca tutto. Ora mandiamo Sia e facciamo, boh, non lo so, Ember, perfetto. Go. Tra tutti i Pokémon proprio Golem, eh. Allora, ok, fermi. Se ti faccio acido, non ti faccio una sega. Headbutt. Ok, Headbutt qualcosina ti faccio, però. Ma adesso si potenzia la difesa, sta merda. Adesso si potenzia la difesa, la merda. Bastardo, fai cagare. Ruspa, dai, vai giù. Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Devo crittare, ok, olè. Minchia, sono stupido anch'io, raga, che ho tenuto Sia, ma stupido nel cervello. Ember, olè. Ok, ah, un altro ne hai, Magby. Ok, fermi. Boh, Smog. Perfetto, tu fammi Ember che io c'ho Flash Fire. Olè, adesso muore, perfetto. Dio mio, che sofferenza. Se porto a casa questo episodio mi ritengo fortunato, ve lo assicuro, mamma mia. Ok, ancora Metabot, perfetto. Siamo usciti, un nuovo percorso. Raga, se non facciamo una cattura è un problema. No, figa, è una città di merda. Creepy, guarda, i combi hanno... Ah, oddio, ci so... è vero, c'è un'invasione di combi. Bello. Bello. Sembra che stiano attaccando le persone per nessuna ragione. Gli abitanti si stanno nascondendo nelle loro case, ok. Ah, ma è grande sta città, non è così piccola. Ok, perfetto. Ah, giusto, lei è la capopalestra, è vero, è un po' che non registro. E praticamente forse dobbiamo tornare indietro a sto punto, dato che è andata lei. Forse adesso ci sarà consentito di presentarci e forse i combi non ce lo piazzeranno. Dai, dov'è lo strumento nascosto? È troppo prevedibile. Vabbè, no, nulla, non lo cerco, raga, sennò perdiamo troppo tempo. E a quanto siamo? 3 minuti e 54. Io sto aspettando, io spero sempre di vedere il coso a 20, di poter sto... Ah, cazzo, ma c'è il team Steam. Infatti mi stavo chiedendo, raga, che prima sti qua non c'erano, sono abbastanza sicuro. Spark di nuovo, bello Splash, mi è piaciuto, muori. Ok, Psyduck. Ok, per ora ci sta andando relativamente Namel. Ok, per fortuna, raga, perché Randall ha l'abilità levitazione. Oddio, non ci sono più. Randall ha l'abilità levitazione, quindi non ha debolezze, il che è molto buono per una Nuzlocke. Milotic, perfetto. Spark, vai giù. Cazzaretto, Water Gun, reggilo, perfetto. È acid e a casa. Urkujuda, dici poco. Mamma mia, raga, Randall sta spaccando tutto. Incredibile, incredibile, eccezionale proprio lui. Acido e scusatemi, ma la tensione si sconfigge con un sorso d'acqua. Parola di Creepy. Ok, bene, dopo sta cagata possiamo proseguire. Ma quanti sarete voi?
Il Team Steam è pronto a sconfiggere ogni nemico. Ecco, fai una cosa, non sconfiggere nessuno visto che già sono nella merda. Sii clemente. Bravo, manda. Aia. Questo potrebbe far male. Spark. Ok, perfetto. Ok. Cioè, perlomeno averli allenati così alti mi dà un vantaggio. Era cross, quindi sia con Ember. Sia con Ember fisso. Ole. E mandato a casa anche questo. Perfetto. Allora. Ok. Oddio, mi sa che questo qua è tipo un generale. Ho scoperto che cosa andava storto con i combi creepy. Il Team Steam. Nel loro. Ah, ok. Il Team Steam, nel loro obiettivo di creare un nuovo equipaggiamento per catturare il Pokémon leggendario, stavano testando le loro invenzioni su questi poveri e indifesi combi. Ora li fermeremo una volta per tutte. Dubito che tu possa sconfiggermi, Seilia. Seila, sì. Scilia, penso che si pronunci. Ah no, dubito che tu possa sconfiggere Scilia, un capo del Team Steam. Vai, Vespiquen. E la Madonna, addirittura. Ah, ma è il suo il Vespiquen. Allora l'avevo già visto. Bello quello sprite di Drifblim. A parte che si compenetrano, ma ci sta lo stesso, sì. È la battaglia più in HD che abbiate mai visto. Altro che Ash contro Alan. Fammi una pippa. Gli ha aperto il culo. Ora è il momento della parte divertente, Jessica. Drifblim, finiscila con Shadow Ball. Smettetela! Ok, perfetto, ci intromettiamo. Forse non era esattamente il caso. Già. Forse non era il caso di intromettersi. Forse potevamo evitarcela. Perché adesso rischiamo di prenderlo in quel posto. Bubble no, eh. Spark. Ok, perfetto. Mi prude il naso, mannaggia lui. Frostlass, Ember. Vai. Giù. Ok, adesso avrà un Pokémon tipo... Cazzo, dai! Cosa vuol dire? Allora, fermi, Will-O-Wisp. Moonlight cos'è? Ah, luce lunare, ok. Porca troia però, come faccio a buttarlo giù io sto coso, mo? Buonanotte. È stato bello finché è durato. Dai, cazzo, ma smettila! Oh, perfetto, si è messo a attaccare a casa nel culo, stronzo. Ok, battuta. Questa sconfitta umiliante mi lascia senza parole. Continuerò a tornare indietro Ah, ok, tornerò indietro per poterti sconfiggere un'altra volta. Grazie per avermi salvato. Sembri veramente un avversario formidabile. Ti aspetto alla palestra. Ok, perfetto, raga. Ora possiamo, immagino, appunto, sfidare la palestra per ottenere la prima medaglia, tra l'altro. E nulla, adesso vorrei però fare sinceramente una cattura prima... Mi scappa il rutto. Prima di finire... Ah, ma lì c'è una Pokéball che non ho visto. No, dicevo, prima di finire questo episodio vorrei appunto fare una cattura. Intanto un'altra Ultra Ball. Perché altrimenti, raga, rischiamo veramente di prenderlo in quel posto. Tra l'altro i Pokémon li ho già depositati, quindi... E io li deposito, sapete che non li libero perché poi non si sa mai. Per l'MT, sapete. Se mi potete far andare in un percorso di sopra... Fanculo, brutto obeso di merda. Ah, ma ok. Cioè, praticamente questa città qua si basa sull'allevamento delle api. E le api qua sono sclerate male, perfetto. Questo, casa. Raga, meno male che me l'han detto effettivamente perché... Dimmi che hai le super... Cioè, non hai le super pozioni. Vabbè, prendo le iper a sto punto, raga. Non mi voglio rischiare un cazzo perché vi giuro che... No, no, Red, Red. Ehi, Creepy. Ho appena ottenuto la mia prima medaglia. Ora sto andando alla seconda palestra. Non mi sfido... Porca puttana, pure Red mi deve affrontare, oh. Qua non si può vivere in pace... Torkoal, sti cazzi. Allora, fermi, Nightshade. Lui fa curse, ma un Nightshade dovrebbe castigarlo. Regia vita 1, però per fortuna lui continua a far curse e Smog lo manda a casa. Ole. Shuppet. Ember e giù, perfetto. E infine Lilip. E giù... No, 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 non hai capito. Giù anche te, perfetto. Ok, raga. Invio, grazie. Taglio! Buono, mi sono distratto un attimo, non me ne ero accorto. Ok, mettiamo davanti, raga, Randall. Direi anche di andarci a curare i Pokémon, ma giusto per avere quei PP di Ember in più che potrebbero tornarci utili. Tra l'altro la palestra di Coleottero sì, ma sarà randomizzata, quindi che cazzo di problemi vi faccio. Benvenuto, vabbè, insomma, solite cose, dai. Ma voi? Siete cioè... Bzz, ok, perfetto. Cosa? Aspettate, questa... No, vabbè, non è randomizzata, non la considero come cattura se non è randomizzata. Non avrebbe senso. Cioè, una randomizer alla fine. Charmeleon contro Randall, vai. Headbutt. No, cazzo. No, 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 no. Ok, dai, adesso lo ritiro, raga, perché sennò questo qua vi assicuro che comincia a missare.
Gengar, no, Gengar mi usa una mossa di tipo spettro, mi manda a quel paese. Curse, maledetta. Ok, adesso lo ritiro, Randall, per forza. Non si deve rischiare un cazzo, raga, perché già abbiamo due Pokémon. E già sono due Pokémon che... Volevi, guarda che faccia, non se l'aspettava. Ok, abbiamo quest'altro pigliamosca con un Buizel. Tra l'altro, raga, secondo me le scarpe da corsa ce le dava qualcuno indietro. Ma tanto ormai uso il velocizzatore al massimo, raga. Sapete che io sono uno che il velocizzatore lo usa spesso. Lopunny mi fa obiettivamente paura, per fortuna fa solo Quick Attack. Porca troia, quanti allenatori ci sono, raga. Krenidos. Oddio, perfetto, pensavo fosse di tipo terra. Shelgon, Headbutt. No, ole, perfetto. E poi Poliwhirl, ipnosi, te lo metto nel culo, devi solo provarci. Spark e giù anche questo. Mamma mia, raga. Ok, allora, per ora sta andando abbastanza bene. Intanto sono arrivato dal capo palestra, ma di qua invece non c'era nulla. No, ok, solo stronzi ci sono. Tanto stronzi, ok. Perfetto, siamo pronti, raga, per affrontare il capo palestra. Prima però direi di curarci quei PS con Randa. Basta! Cazzo! Siete ovunque. Ok. Signori miei, quel Vespiquen lì mi sa che non ce l'ha, eh. Comunque. Benvenuto alla palestra di Inor. Difenderò la mia palestra con tutto il potere che possiedono i miei Pokémon. Oddio. Speriamo bene, raga. Pokémon 4, Nidoran, ok. Ember, perfetto, il primo andato. Ah, cazzo, non li cambia i Pokémon, tiene sempre gli stessi. No, aspetta, oddio, ma ce l'aveva quella di prima, Cresselia, ma che cosa... Ok, calma. Calma. Io non ho voglia di rischiare, quindi iperpozione. Sì, datemi pure del cittone, quello che volete, non me ne frega niente, io non voglio perderlo sto gioco. Catroia, se fai schifo. Allora, fermi. Smog. Allora, proviamo a sto punto con una Spark. Vediamo quanto facciamo. Ah, cazzo, era un critical. Mi sembrava strano, ma Randall ce la fa. Lo butta giù. Piloswin. Sia con Ember, sperando che vada giù. Sì, perfetto. Ok. Ce ne manca uno. Ed è un Hitmonlee. Ok, penso che abbia mosse di lotta, quindi tengo lui, però lo curo, perché non si sa mai. Focus Energy, comincio ad aver paura. Io ti faccio Will-O-Wisp, non si sa mai. Perfetto, sì, ha le mosse di tipo lotta. Sì, ha le mosse di tipo lotta, grazie a Dio, abbiamo vinto. Incredibile, Creepy, congratulazioni, grazie mille. Soprattutto per avercela fatta con... Medaglia piana, sul serio? La medaglia piana, raga, era quella di Chiara, la puttana. Tossina, bello Tossina. Fermi. Bella la medaglia. Pensavo no, volevo vedere se fossero state cambiate oppure se fossero rimaste uguali, ed evidentemente sono cambiate. Ok, usciamo, sperando che nessuno ci rompi le balle. Sperando che nessuno ci rompa le balle, perché raga, il congiuntivo è importante nella lingua italiana, mi raccomando. E potrei insegnare Tossina a qualcuno, secondo voi? Secondo me sì, potremmo insegnarla ad esempio a Randall, che ha una mossa che... Ad esempio potrei togliere acido volendo, che non uso mai, cioè piuttosto uso Spark che ha più effetto. Comunque signor... Madonna, cos'è sta roba? L'università, attenzione che ci troviamo Luke qua dentro, raga. Aspettate, proviamo a entrare un attimo. Ma avrà un'utilità sto posto oppure me lo posso balzare? Perché se me lo posso balzare me lo... l'XP share, ti amo! Questo potrà tornarmi davvero utile, raga. Puzza di bug sta cosa, sapete? Davvero. Vabbè, ci sta alla fine. Non tutto è perfetto. E sta Chrome qua è talmente bella che il bug di una scala non la va di certo a rovinare. Figliola, bravissima. Ok, raga, parlo solo alla gente sperando di trovare degli strumenti utili. Perché effettivamente qua trovare degli strumenti potrebbe davvero essere la chiave vincente. Dato che... Tu? Ci vuole dare uno starter, raga. Ora, fatemi ragionare. Io prenderei Trico. No, stavo... Ok, perfetto, raga. Ho Trico. Invio. Ah, ok, perfetto. Devo parlare col coso.
Guarda, ogni tanto mi si bugga il gioco così a caso. Fatemi sapere, ragazzi, se volete che io tenga in squadra questo Trico. Perché non sono sicuro, perché non è randomizzato, quindi non lo so. Però tecnicamente Toto dell'altra volta l'ho tenuto in squadra senza pensarci, quindi fatemi sapere. Tu mi farai andare. Ok, dammi lo strumento e poi... Oh, ma io ti scopo dalla gioia, grazie. Ok, adesso priorità è fare una cattura, raga, assolutamente. Qua una max potion, tu bambina con uno Starly. I Pokémon di tipo normale si trovano in giro per la regione e fanno cagare, perfetto, lo sapevo. Cioè, non penso che abbia detto che facessero cagare, però, insomma, noi completiamo le frasi. Spiritomb, allora, Spark, Spite cos'è? Ah, ok, dispetto, sì, perfetto. Miss Magius, aia, non ci devi neanche provare. No, cazzo, io pure che cerco di fare headbutt su Pokémon di spettro, raga, la furbizia. Cosa manda? Ok, Clamper, l'ho letto bene. Figa, Electivire non è proprio gentile. Non è proprio gentile. Potrei volendo anche dare il condividi esperienza a Trico, ma preferisco allenarlo fuori parte. Voi, nel caso appunto, fatemi sapere cosa ne pensate. Se vale la pena tenerlo, oppure se preferite che aspetto di prendere dei Pokémon randomizzati. E allora, pozione pure su di lui, non mi interessa. Sì, ti prego, dammi un Pokémon decente. Cazzo! Che schifo! E questo mi spiegate come lo chiamo? Spiegatemi come lo chiamo. Spinarak, un ragno. Boh, raga, lo chiamo Spider perché sono una persona triste. No, sul serio. Ma raga, sapete che mi è venuto un dubbio? Ma mi sa che non è randomizzato neanche sto percorso. Eh sì. Io spero che sia solo un caso. Perché non so se davvero non ci fosse il gioco. Cioè, più che altro, se non ci sono i selvatici randomizzati, raga, d'ora in poi, io ho un problema serio, perché troverò Pokémon sicuramente più forti dei selvatici che avrò. Boh, proseguiamo, fatemi sapere cosa fare nel caso, raga. Oh, perfetto, Quick Claw potrebbe... Anzi, Quick Claw, raga, lo vado subito a dare. Lo vado subito a dare a Randall, visto che sia già l'amulet co... Chi sono quelli là? Sti cazzi, c'era pure Vulpix. Non sarebbe stato per nulla male. Ok, perfetto. Oddio, secondo me... Sapete che... No, non lo so, in realtà. Chi cazzo siete? Ok, perfetto, stanno combattendo. Un altro combattimento spastico. Vediamo chi siete. Ciao, io sono l'Unic. Ah, ok, perfetto, non si sa chi sono. Infatti non riuscivo a riconoscerli perché mi sfidano. Ok, Drattini contro Randall. Perfetto, Randall lo Altro? Gesù in croce non ce l'ha in squadra, no. È abbastanza forte, dovrebbero etterselo, raga. Crunch. Crunch è assai bello. Ok, Crunch glielo insegniamo, perfetto. Ok, ah, le loro strade si divisero. Rip. Ok. No, nulla, raga. Più che altro non so come potrebbe andare avanti la serie. Perché sarebbe un problema. Cioè, questo è un problema effettivamente. Perché vedete che gli allenatori sono randomizzati, ma i Pokémon no. Questo potrebbe implicare dei problemi ali... Sì? Ma più o meno so come pescare. Basta che mi dai l'amo. Ok, perfetto. Io una mappa continuo a non avercela. Perfetto. No, appunto, raga, essendo solo i Pokémon degli allenatori randomizzati, evidentemente. O almeno in... Cioè, spero che... Cazzo, questo qua non lo butto più giù, però. Spero che sia solo un caso di questa zona qua. Però se non fosse così, non so veramente cosa fare, perché gli allenatori avversari sarebbero sempre più forti. Quindi, cioè, morirei in pratica. E quindi, boh, non so. Fatemi sapere nei commenti. Grazie, vita. La gente bella che mi chiama mentre registro. Allora, fermi. No, non mi devi paralizzare. Ok, perfetto, mandato a casa Marowak.
Oh, Nightshade. Ok, perfetto, lui fa l'ira. Avevo paura, una mossa di tipo terra. Cacnea, Ember, ciao, è stato bello. Ah, Seal pure, perfetto. Avrei potuto switchare, ma lui è stupido. Fa Icy Wind, perfetto. Ok, battuta pure questa. Cazzo, devo insegnare taglio a qualcuno. Che sbatti! Ah, tra l'altro ho la MT Flamethrower, che potrei, adesso che ci penso, insegnare a Sia. Non sarebbe poi una pessima idea. Sì, sta registrando tutto. Non ho sminchiato la vita. Allora, fermi un attimo. Allora, Paralyze Heal su Randall. E ho qualche altra pozione. Ho due Hyper Pole, ma direi che una pozione basta e avanza. Comunque, raga, fra un po' stoppo. E voi mi dovete aiutare nei commenti per quella cosa di prima. Cioè, cosa fare adesso se più avanti non dovessi trovare Pokémon randomizzati nell'erba? Perché sarebbe effettivamente un problema. E non un problema... Cioè, potrei anche continuarla volendo, però perderei. Boh, fatemi sapere, anche per il trico, fatemi sapere un po' tutto. Naya, a te e al tuo Blizzle. Allora, adesso manderà Skiplume, io con un crunch dovrei cavarmela. Dai, basta paralizzarmi, Cristo. Ogni allenatore del cazzo che incontro mi paralizza. Mamma Naya, adesso ho due Pokémon paralizzati e porco... va bene, evviva. Tu mi sfidi? No, siete tutte persone dall'utilità abbastanza compromettente. Ursaring, Flamethrower. Ecco, adesso con Flamethrower, raga, si viaggia con una bellezza. Giustamente anch'io che cerco di fare. Grazie, Sia. Grazie. Ce l'abbiamo fatta, Tyrogue. Allora, mandiamo lui anche se paralizzato. Non penso che un Tyrogue sia sto gran problema. E infatti l'abbiamo mandato a casa. Ora, dimmi con Paralyze Heal è una Ultra Ball bastarda. Ora... Un altro percorso, un'altra cattura. Tauros, questo qua sarà randomizzato. Che cazzo ne so, boh. Boh, non ne ho assolutamente idea, raga. Vabbè, io lo prendo comunque. Lo prendo, come potrei chiamarlo questo? Sapete che non so. Lo chiamo Buffalant, lo chiamo. Perché c'era la gente, mi ricordo che quando uscì Pokémon Nero, la gente diceva, oh, Buffalant potrebbe essere l'evoluzione di Tauros, perché, wow, un toro. Che poi è lo stesso ragionamento che ho fatto io con Drampa e Dunsparce. Che... Buffalant. Si scriverà così, spero, sì. Va bene. Sono poco ispirato con i soprannomi oggi, lo ammetto. Voi? Ok, adesso penso di stoppare, raga, perché... Obiettiva... Cosa mandi? Ah, ok, trico, perfetto. Adesso, raga, controllo un po' l'erba per vedere se c'è qualche Pokémon randomizzato. No, questo mi fa paura. Allora, fermi. Ah, buttalo giù. Ok, si è messo a fare pazienza la merda. Si è messo a fare pazienza. Oh, oh, dai. Ho incontrato qualsiasi leggendario in sta serie. Qualsiasi, dal primo all'ultimo. Ma com'è possibile? Ok, perlomeno è drogato. Critical di Randall. Rected. Allora, fermi. Sì, cos'è? Basta che mi... qualcuno che mi curi. Non voglio Miltank. Levati. Non me ne frega niente. Non mi fa cagare. Sul serio. No, raga, non sono randomizzati. Mi sto preoccupando. Mi sto preoccupando seriamente. Cazzo. Cristo, no, non dovevo andare. Mannaggia a te, Gold. Mannaggia a te. Se perdo la serie è solo colpa mia e della mia stupidità mentale. Ma se tipo ti faccio Flamethrower... Ah, lo mando giù, perfetto. Oh, sapete cosa potrei fare? Potrei spammare Flamethrower. Perfetto, sì, infatti, potrebbe essere una buona strategia. Forse non troppo... Fermo! Cazzo! Non ho più pipì, merda. Merda, 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 merda. Ok, 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 calma. Respira, respira, spara. Cazzo, non ho più pipì per nulla. Nidoking. Aia. Attacca. Randall, non far cagare, non far cagate. Non far cagate, non far cagate. Arcanine, non è a lui. Ok, fermi. Allora, curiamoci coso. Perfetto. Lui fa Ember, io ti faccio Toxic. No, zio, devi attaccare, porca troia. Oh, dai, Crunch ora. Sì,
Sì, oh, sconfitto Gold. Kenta, sì, vabbè, Gesù Cristo, come ti chiami. E nulla, raga, io stoppo qua per oggi. Fatemi sapere cosa fare con Trico e con la serie in generale, perché sembra che il randomizzatore abbia toppato i selvatici. E nulla, spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno che come al solito trovate qua sotto nella sidebar. E passate a tutti i social che saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video di questa serie, si spera.